Buon pomeriggio, ben ritrovati per una gara della Nocerina. Quest'oggi siamo in diretta da Roma, dal Trastevere Stadium, per raccontarvi la 33esima giornata del campionato di Serie D Girone G. A breve si sfideranno i Trastevere e la Nocerina. Andiamo subito alla lettura delle formazioni. Trastevere si schiera con Semprini, Ferramisco, Giannetti, Santovito, Massimo, Giordano, Traditi, Galofaro, Alonzi, Tortolani e Baldari. A disposizione di mister Stirpe, Bacchi, Berardi, Monaco, Crovello, Calderoni, Carmellini, Rosati, Di Domenico Antonio, Forlini. Angelina si schiera con Fantoni, Petti, Carotenuto, Vecchione, Citrella, Cardella, Liurni, Mazzei, Guida, Dorato e Mariano. A disposizione di mister Narpi, Venturini, Giacinti, Lomasto, Garofalo, Maimone, Esposito, Rossi, Gaetani e Gadalita. Prima convocazione indistinta tra i 20 che possono partecipare alla gara per Paolo Lomasto. Ricordiamo, è arrivato a gennaio, reduce da un infortunio, speriamo che si sia rimesso completamente. Ovviamente è complice anche l'indisponibilità di diversi difensori della Nocerina, che mister Nappi lo ha portato con sé in panchina. L'arbitro del match sarà il signor Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini, coadiuvato da Marco Giannelli di Pesaro e Francesco Serusi della sezione di Oristano. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, gli spogliatoi sono posizionati decisamente distanti dal rettangolo di gioco, li vediamo scendere guidati dalla terna arbitrale. La Nocerina si schiererà con il completo rosso, nero e strisce verticali, pantaloncino e calzettoni neri, il Trastevere con un completo interamente bianco. Circa 200 le persone qui al Trastevere Stadium, con una piccola rappresentanza di tifosi rossoneri provenienti dal Lazio soprattutto e dalle zone limitrofe. Ricordiamo che quest'oggi la partita era vietata ai residenti in provincia di Salerno. Stanno facendo i loro ingressi in campo i 22 calciatori più gli arbitri che hanno raggiunto finalmente l'ingresso del terreno di gioco. Ultime disposizioni prima di entrare sul tappeto verde. Ecco i calciatori guidati dalla terna arbitrale che fanno il loro ingresso in campo. Vediamo, la Nocerina si schiererà con il consueto completo rosso, nero a strisce verticali, pantaloncino nero, calzettone nero, il Trastevere con un completo interamente bianco. Le formazioni sono schierate al centro del campo, da qui a qualche istante dovrebbe iniziare il match, arbitrato dal signor Guitaldi della sezione di Rimini.
Partita importante per il Trastevere e importante ovviamente anche per la Nocerina, per i due rispettivi obiettivi. La Nocerina quella di raggiungere il secondo posto in classifica e il Trastevere una salvezza diretta che, stando ai risultati dagli altri campi, potrebbe arrivare anche in caso di esito negativo quest'oggi. Nocerina si schiera per il primo tempo dalla destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Anzi, si stanno invertendo in questo momento. Stavo aspettando, non volevo dirlo. Quindi la Nocerina nel primo tempo si schiera dalla sinistra verso destra. Solite foto di rito. È la formazione di mister Marco Nappi a giocare il primo pallone del match. Sulla sfera si è presentato Federico Cardella. Signor Guitaldi chiede conforto ai propri assistenti, è tutto pronto. Partiti in questo istante, Cardella per Vecchione, fa girare la palla su Mariano, all'indietro per Mazzei, lateralmente per Petti. Pallone di nuovo per Mazzei, cioè Mariano sulla destra viene servito. Si fa vedere Carotenuto, viene servito Mazzei all'indietro, fa girare il pallone su Petti. Lancio in avanti di Petti alla ricerca di Cardella, il pallone viene contrato dal numero 3 Giannetti, poi Mazzei di testa, Trastevere a manovrare il primo pallone in attacco, prova il tiro dalla distanza, Tortolano che finisce debolmente tra le braccia di Fantoni. Che scarica il pallone sulla sinistra per Petti. Mazzei. Ancora su Petti. Citarella. Vecchione. Si fa vedere Mariano sulla destra. Viene servito Carotenuto. Fa girare il pallone su Petti. Carotenuto. Ancora Petti, palla a piede in avanti per Citarella che serve subito Vecchione sulla sinistra per Dorato. Guida all'indietro per Petti. In avanti alla ricerca di Citarella, troppo lungo il pallone, ma viene recuperato da Vecchione che scarica su Guida. Otto di sinistra, Guida all'indietro per Vecchione. Citarella in avanti per Liurni, al limite dell'area di rigore, prova il tiro Liurni, pallone contratto, finisce tra le braccia di Semprini che lo fa suo senza problemi eccessivi. 1 minuto e 50 secondi, 0-0 il risultato qui allo Stadium, Trastevere Stadium di Roma. Pallone sulla destra, lancio in avanti di Massimo. Attenzione, si fa vedere in avanti in area di rigore, arriva il tiro parato da Fantoni, arriva il tiro di Alonzi. Vecchione, mezzo a due, riesce a girare il pallone in avanti, ma viene contratto da Massimo e guadagna rimessa laterale il Trastevere in avanti, che si è fatto vedere poc'anzi con il tiro di Alonzi, parato da Fantoni. Fa laterale a out di destra, pallone lanciato all'interno dell'area di rigore, scavalca tutti, Fantoni lo fa suo, saltando sulla testa di Capitan Mazzei. Pallone per Petti, lateralmente per Mazzei, fa girare su Mariano. Ancora all'indietro per Mazzei. Liurni si è spostato sulla destra, Mazzei lo vede e prova a lanciarlo in avanti, c'è Santovito che respinge il pallone, lo mette
su Baldari, poi Mariano lo spedisce in avanti verso Cardella, guadagna fallo laterale il Trastevere. La battuta, Mariano viene scavalcato dal pallone, Alonzi per Tortolano, porta spazio il pallone Tortolano, serve sulla destra, poi subisce un fallo da Citrella, l'arbitro fa ampi gesti di continuare, resta a terra Tortolano, pallone all'interno dell'area di rigore, ma Mazzello respinge, Petti allunga la traiettoria direttamente su Guida, resta ancora a terra Tortolano, fallo su Guida, ci sarà calcio di punizione in fuori della nocerina, intanto Tortolano è rimasto a terra sull'intervento di Citrella, viene richiamato dall'arbitro Citrella dopo appena 3 minuti. Fallo del puro sangue Francesco Citrella. Si rialza Tortolano. Calcio di punizione in favore della Nocerina sul punto di battuta Petti che scarica lateralmente per Mazzei. Sulla destra per Mariano, in avanti per Vecchione. Ancora per Mariano sulla destra, c'è il pressing di un avversario, lascia servire Mazzei che gira su Petti, lancia in avanti di Petti alla ricerca di Guida, pallone troppo corto, viene contratto, ma Citrella lo recupera per lo stesso Guida, ma oltre le linee perimetrali, si riparte con un fallo laterale in favore del Trastevere, quando i minuti sono 4 e i secondi 40 di questo primo tempo, 0-0 qui al Trastevere Stadium, con le mani mette in gioco direttamente su Alonzi, recupera il pallone alla nocerina, Vecchione lancia in avanti alla ricerca di Liurni che si involla verso l'area di rigore, c'è un tentativo, non è riuscito Liurni a raggiungere la sfera sulla pressione di un avversario, parte la manovra del Trastevere, pallone indietro per Semprini, Giannetti è riuscito con il corpo anche con le braccia a impedire a Lione di raggiungere il pallone, viene fiscato un calcio di punizione in favore della Trastevere per un fallo commesso da Dorato che in verità sembrava in inverso, fallo subito da Ferramisco, calcio di punizione in favore del Trastevere all'altezza della linea mediana, sul punto di battuta Giordani lascia la sfera a Massimo che spinge il pallone in avanti, l'arbitro fa rettificare il pallone e Giordano a lanciare lungo di testa Citrella a liberare, ma ancora il Trastevere in avanti, ancora Citrella ad ostacolare il numero 8 Galofaro e guadagna fallo laterale alla nocerina, già battuto per Vecchione, di tacco verso Dorato, lancia in avanti di Dorato alla ricerca di Cardella, pallone troppo lungo, viene contratto da Giordano, lo stesso Dorato a toccare il pallone ma direttamente tra i piedi di Tortolano, attenzione, prova a girarsi Tortolano, porta spazio il pallone, ottimo l'intervento di Carlo Tenuto a sottrargli il pallone, riparte la nocerina in velocità, Guida sulla sinistra per Cardella, sono gli uni a Guida all'interno dell'area di rigore, prova il tiro Cardella, non inquadra la porta, prima occasione per la nocerina, Semprini a visto passare il pallone alla sua destra direttamente oltre linee perimetrali, si ripartirà con un calcio di rinvio in favore della squadra di casa, 7 minuti sul cronometro, Emanuele Semprini classe 2004 non accelera la ripresa di gioco, sparerà a lungo alla ricerca di Alonzi, parte il lancio di testa Petti, anticipa Alonzi, Caro Tenuto, lo riconquista il Trastevere, Alonzi in avanti dove c'è solo Mariano che spedisce il pallone dall'altro lato, di testa lo tocca Santovito, ma Alonzi ne guadagna il possesso del pallone, Guida, Citrella, ancora Guida, all'indietro per Petti, Guida, Vecchione, si fa vedere Liurni sulla destra, pallone troppo corto, ben anticipato, attenzione, attenzione a Tortolano, che se la deve vedere con Mazzei, alla meglio Tortolano, parte il cross all'interno dell'area di rigore per Alonzi, pallone all'indietro per lo stesso Tortolano, cross all'interno dell'area di rigore, Citrella di testa, pallone all'indietro per
Fantoni che fa su il pallone e fa partire subito la nocciolina con Giulio Carotenuto sulla destra. C'è Liuni a fianco a sé, gli cede il pallone, parte il cross di Liuni, sbagliato, contratto dalla difesa. Pallone che scavalca tutti e finisce in fallo laterale in favore del Trastevere. L'ultimo tocco è stato di Carotenuto che ha sfiorato la sfera. Lo lanciato in avanti alla ricerca di Alonzi che anticipa Mariano, c'è Mazzei dietro di sé, poi c'è un fallo su Mazzei di Baldari, l'arbitro dice che è gioco pericoloso ma in realtà ha colpito anche l'uomo, dovrebbe essere un calcio di punizione diretto, resta a terra Mazzei, speriamo nulla di che per il capitano rossonero, colpito al piede destro dall'intervento di Baldari. Si rialza Mazzei, va a chiedere scusa a Baldari, battuto il calcio di punizione, Citarella sulla sinistra per Guida. Serve lo schieramento dei compagni di squadra, poi gli serve Petti e poi c'è il fallo dello stesso Petti, calcio di punizione in favore del Trastevere. Non si è inteso Petti con i compagni di squadra. Attenzione, c'è libero sulla sinistra, numero 11 Baldari, viene spedito in avanti il pallone. Trastevere che guadagna metri con il numero 2 Ferramisco. Pallone che finisce oltre le linee perimetrali. L'assistente dice che l'ultimo tocco è dello stesso Ferramisco. Si ripartirà con un calcio di rinvio in favore della nocerina. Quando i minuti sono 10 sul cronometro, 0-0 il risultato qui a Roma. Al Trastevere Stadium, pallone per Vecchione, si gira Vecchione, osserva lo schieramento dei compagni di squadra, poi scarica sulla destra per Mariano che serve all'indietro per Mazzei, tutto spazio il pallone Mazzei, poi serve alla sua sinistra Petti, lancio in avanti di Petti alla ricerca di Cardella, Cardella tocca il pallone, se la deve vedere con il numero 6 in maglia bianca, lo spedisce dall'altro lato per il numero 6 Vecchione. Pallone all'indietro per Mariano, Carotenuto, Dorato, sbaglia il tocco Dorato, riparte il Trastevere per fortuna con un disimpegno errato, guadagna nuovamente la nocciolina in possesso, Mariano non riesce a trattenere il pallone in campo, si ripartirà con un fallo laterale in favore dei locali, all'altezza della panchina della nocciolina. Stesso Nappi che va a recuperare il pallone con le mani Santovito, pallone toccato da Carotenuto, ancora Santovito con le mani, in avanti per Alonzi, viene colpito l'arbitro dal pallone, Tortolano si lamenta da terra per un fallo subito a suo dire, con ampi gesti si ripartirà con una ripresa di gioco in favore dell'arbitro che sicuramente, messa in gioco da parte dell'arbitro, che sicuramente la restituirà alla nocerina che era in possesso del pallone. È andato a chiarirsi con Tortolano. Lo invita ad allontanare, poi lascia il pallone a Mazzei. Gioco ripreso. Mariano, ancora Mazzei, lateralmente per Petti, Citarella, in avanti, sbagliato il passaggio, riparte il Trastevere con Tortolano, dall'altro lato per Alonzi all'interno dell'area di rigore, per fortuna Alonzi non riesce a controllare il pallone, Mariano lo spedisce in avanti dove non c'è nessun giocatore in maglia rossonera, lo recupera però Citarella di testa su Guida, all'indietro per Dorato, corto per Vecchione, attenzione, riconquista il pallone, il possesso, il Trastevere, Tortolano, numero 5 Massimo, ancora il Trastevere sull'out di destra, pallone indietro per Massimo, Tortolano, parte il cross all'interno dell'area di rigore, di testa viene allontanato, Vecchione in avanti per Liurni, prova ad accelerare la nocciolina, Liurni spedisce il pallone in avanti, però troppo
fuori misura per Cardella, viene riconquistato dal Trastevere con il numero 8 Caloforo, che porta avanti il pallone, spedisce verso Alonso, è anticipato da Pitti. Vecchione ancora su Pitti, accanto a sé per Mazzei, prova a farsi vedere Liurni. Vecchione, Cidarella, ancora Vecchione, all'indietro per Pitti. Cidarella centralmente, in avanti per Guida, si gira Guida, sbaglia il passaggio verso Cardella, ne approfitta la retroguardia in maglia bianca, poi Carotenuto recupera il pallone per Mariano, in avanti il passaggio di Mariano direttamente fuori misura, ancora Vecchione a riconquistare il possesso del pallone per Carotenuto, prova ad affondare il Carotenuto sulla destra, parte il cross basso per Liurni all'interno dell'area di rigore, Liurni prova ad accentrarsi, parte il tiro contratto, pallone che finisce tra i piedi di Dorato, spedisce il pallone in avanti, ma c'è l'opposizione del numero 8 Caloforo, guadagna solo falla laterale la Nocerina in attacco con le mani sul punto di battuta, lo stesso Dorato per Vecchione, avanti per Cidarella, Liurni, si era liberato Mariano, viene servito da un rimpallo ma l'assistente dice che è offside. Liurni doveva servirlo prima, Mariano che era libero sulla destra, come al solito ha provato il tiro. Attaccante quando vede la porta prova sempre il tiro, poteva servire sulla destra Mariano. Calcio di punizione in favore del Trastevere nella propria area di rigore, Semprini proverà a sparare lungo per Alonzi, parte il lancio, Alonzi se la deve vedere con Mazzei, pallone li scavalca, Petti di testa lo appoggia a Fantoni che gli restituisce la sfera. Vecchione, attenzione alla pressione di Tortolano, Petti spedisce il pallone in avanti, Liurni non riesce a raggiungere la sfera, si ripartirà con un fallo laterale in favore del Trastevere con le mani Santovito. Petti per Cidarella, mezza a due, Cidarella prova a girare il pallone ma c'è il fallo di Mazzei su Alonso, calcio di punizione in favore del Trastevere. Nella metà campo della Nocerina, sul pallone il solito Tortolano, accanto a sé Traditi, che si allontana lasciando il compito a Tortolano che proverà a mettere il pallone al centro aria. Parte Tortolano, pallone basso contratto da Vecchione, Liurni prova a mantenerlo in campo, ci riesce e serve Cardella, mezza a due, ancora Liurni, cambia lato, benissimo la Nocerina, sono in due, Guida e Cidarella, ma fa buona guardia Ferramisco e libera spazzando il pallone direttamente in fallo laterale. Buona la giocata di Ferramisco, buona la giocata anche di Liurni che aveva visto i due compagni liberi sulla sinistra. Petti, lateralmente per Mazzei, Vecchione, ancora Mazzei, si rifugia su Petti, sulla pressione di Ortolano, Guida, Cardella, prova a girarsi, cade giù, l'arbitro dice che è tutto regolare, riparte il Trastevere, ma c'è il buon intervento di Vecchione, Dorato, servito da Petti, su Vecchione, altro lato per Mariano, c'è Lione accanto a sé, prova Mariano a servire centralmente Guida, Cardella, ancora Guida, al limite dell'area di rigore, Guida, parte il tiro e palo di Guida. Nocerina è andata vicino al gol, attenzione però, si fa vedere in avanti il Trastevere, Mazzei fa buona guardia su Tortolano. Lancio in avanti di Mazzei alla ricerca di Cardella, fuori misura, riconquista il pallone Carotenuto che lo mette a terra, serve Liurni. All'indietro per Mariano, attenzione,
lancio in avanti verso Cardella, Citarella Cardella, si toccano il pallone a vicenda, ne approfitta un giocatore del Trastevere e parte la manovra del Trastevere con il numero 8 Galofaro che scarica sulla destra per Ferramisco, pallone indietro per Traditi, ancora indietro per Massimo, dall'altro lato per Tottolano sulla sinistra. Tortolano riesce a superare Mariano, ancora pallone di ritorno per Tortolano, al limite dell'area di rigore, parte il tiro, arriva il primo angolo in favore del Trastevere quando siamo giunti al 18esimo e 25 secondi. Un minuto fa ha colpito il palo Michele Guida con un bel tiro dal limite dell'area di rigore, sfortunata la conclusione dell'attaccante rossonero. Yes. Calcio d'angolo in favore del Trastevere, Tortolano c'è nella propria area di rigore, Tortolano sul punto di battuta, parte il lancio troppo lungo per Alonzi che non riesce a trattenere il pallone in campo, guadagna rimessa laterale alla Nocerina dal lato opposto sulla sinistra con le mani, si presenta sul punto di battuta Dorato, si fa vedere Vecchione, in avanti per Citarella, all'indietro per Petti, spara in avanti Caro Tenuto, sfiora il pallone, riesce a conquistarlo Cardella che guadagna calcio di punizione per l'intervento falloso di Traditi. Calcio di punizione che Francesco Citarella lascia a Petti che lancia in avanti alla ricerca di Cardella che tocca il pallone di testa con l'intenzione di servire Liurni ma la sfera finisce tra i piedi di Semprini. Manuele Semprini all'interno dell'area di rigore non affretta il lancio in avanti, invita tutti a salire. Classe 2004, il portiere del Trastevere, lancio in avanti alla ricerca di Alonzi, di testa lo anticipa Petti, forse c'era un fallo sul difensore rossonero. Ancora Petti di testa, ancora il Trastevere in avanti, attenzione al limite dell'area di rigore. Cascono un po' tutti, Alonso porta a spasso il pallone, cross alla ricerca di Tortolano, arriva Mariano e mette il pallone in calcio d'angolo. Secondo tiro dalla bandierina, sul punto di battuta lo stesso Tortolano, tutta la Nocerina all'interno dell'area di rigore. Sei uomini in maglia bianca a provare l'attacco. Parte Tortolano alla destra di Fantoni. È lo stesso Fantoni ad allontanare su Guida che spedisce ancora il pallone in avanti dove ci sono tre uomini in maglia bianca, il pallone viene spedito in avanti da Ferramisco direttamente oltre linea perimetrale, addirittura esce fuori dal campo il pallone, si ripartirà con un calcio di rinvio in fuori della Nocerina, già battuto Fantoni per Mazzei, Vecchione, Mazzei, Petti. Serve lo schieramento dei compagni di squadra, poi scarica su Citarella che riesce a girarsi e servire Vecchione. Avanti per Guida. Si gira Guida, nuovo su Vecchione. All'indietro per Mazzei, c'è cioè libero Mariano sulla destra, viene servito. Avanti per Carotenuto. Prova l'affondo Carotenuto, viene messo giù. Calcio di punizione in fuori della Nocerina per il fallo di Traditi su Carotenuto e l'arbitro il signor Guitaldi dice che l'ultimo fallo che gli concede senza esibirgli cartellino giallo, due gli uomini sul punto di battuta, Guida e Liurni con probabilmente Liurni che proverà a pennellare il pallone all'interno dell'area di rigore dove tutto il Trastevere è arretrato a difendere la porta di Semprini. Cinque gli uomini in maglia rossonera appostate, parte Liurni sul secondo palo di testa, lo colpisce Cardella ma la sfera finisce lontanissimo dai pali, non è riuscito ad indirizzare verso la porta Federico Cardella. Si partirà con un calcio di rinvio in favore del Trastevere. 22 minuti e 45 secondi sul cronometro di questo primo tempo. 0-0 il risultato, Semprini
è pronto a spedire il pallone in avanti, sempre alla ricerca di Alonzi, numero 9, fisicamente dotato, con la maglia bianca. Pallone in avanti, Alonzi prova a toccare il pallone, non lo sfiora nessuno, lo recupera Pitti, ma direttamente su Alonzi, prova ad affondare Alonzi sulla destra. Toccato il pallone, c'è un tocco di mano di un calciatore del Trastevere, calcio di punizione in favore della Nocerina, decretato dall'arbitro. I giocatori del Trastevere lamentavano un fallo all'ingresso dell'area di rigore, ma prima di tutto c'era il tocco di mano. Mariano sulla destra, all'indietro per Mazzei. In avanti per Guida. Prova ad affondare Guida. Scarica su Carotenuto, sulla destra per Liurni. Parte il cross di Liurni, basso, lo tocca Semprini. In due tempi lo fa suo, non c'è nessuno a centroarea per poter spingere questo pallone in rete. Semprini senza fretta. Non fin troppa calma. Guadagna metri, si porta al limite dell'area di rigore per spedire il pallone in avanti. Solito rituale alla ricerca di Alonzi. Attenzione, Dorato mette il pallone in fallo laterale. Fallo laterale già battuto per Massimo. Prova sulla sinistra Tortolano. Mariano fa buona guardia. Ancora un rimpallo favorisce il Trastevere, ma Carotenuto riesce a servire Vecchione. In avanti per Cardella. C'è Liurni alla sua destra, viene servito. Si fa vedere Carotenuto. Liurni in mezzo a due. Cade giù. L'arbitro dice che è tutto regolare. Era così. Parte il cross alla ricerca di Alonzi. Troppo lungo tra le braccia di Fantoni. Dorato sulla sinistra. In avanti per Vecchione. Guida, out di sinistra, pallone all'indietro per Dorato. Attenzione Dorato, guadagna, rimessa laterale Dorato sulla pressione di Ferramisco, anzi si trattava di Baldari. Cardella di testa, Cittarella. Tocca il pallone, ma lo guadagna la difesa del Trastevere. Pallone per Alonzi all'interno dell'area di rigore, se la deve vedere con Pitti. Guadagna calcio d'angolo il Trastevere, il primo alla sinistra di Fantoni. È sempre Tortolano che va sul punto di battuta, terzo corner fuori dai locali. La Nocerina all'area di rigore, sette uomini del Trastevere, tocco di testa all'interno dell'area di rigore, la palla finisce altissima, il colpo di testa è stato tentato da Baldari. Si riparte con un calcio di rinvio in favore della Nocerina. Fantoni accanto a sé a Mazzei, viene servito. Si va a vedere Liurni in avanti, Mazzei non lo lancia, serve Vecchione sulla destra per Carotenuto, ancora per Vecchione, in avanti per Guida, parte il tiro di Guida dai 20 metri, il pallone finisce distante dalla porta di Semprini, ma buona, si era liberato bene Guida e da quella posizione ha provato il tiro, non inquadrando la porta in questa occasione. Al 17° ha colpito il palo, lo ricordiamo. L'arbitro va a richiamare Semprini per le continue perdite di tempo. Forse Semprini ha un problema allo scarpino, da quello che possiamo capire. Parte il lancio lungo di Semprini. Cittarella di testa lo tocca allungando la traiettoria dove c'è Dorato. Dorato sulla pressione dell'avversario riesce a con una carambola fortunosa recuperare il possesso del pallone. Lancia in avanti di Dorato alla ricerca di Liurni, ma fa buona guardia Semprini
Santovito che mette il pallone in fallo laterale in attacco per la Nocerina, Citarella sul punto di battuta, lascia a Dorato, si fa vedere Vecchione, viene servito, c'è la pressione dell'avversario, Vecchione serve all'indietro per Mazzei, guadagna metri Mazzei, scarica su Citarella, Vecchione sulla sinistra per Dorato, si fa vedere Guida, ma viene servito Vecchione, Citarella, Liurni di prima intenzione verso Cardella che riesce a toccare il pallone, c'è un tocco di mano, già battuto il calcio di punizione in favore del Trastevere, attenzione Tortolano, poi rallenta non vedendo compagni di squadra, pallone all'indietro per Massimo, Traditi, Massimo, Tortolano sulla sinistra, accanto a sé al numero 4 Santovito, Tortolano dall'altro lato, ancora il Trastevere in avanti, attenzione all'interno dell'area di rigore per Alonzi, c'è la buona guardia di Petti, il pallone scorre tra le braccia di Fantuni che scarica basso su Vecchione, sulla destra per Liurni, mette il pallone a terra a Liurni, uno contro uno, non riesce a servire nessun compagno di squadra, ma Giannetti preferisce mettere il pallone in fallo laterale sulla pressione di Carotenuto, fallo laterale in attacco per la Nocerina, Carotenuto da quella posizione potrebbe servire direttamente all'interno dell'area di rigore, cerca di guadagnare qualche metro per la rincorsa, Giulio Carotenuto, parte il lancio lungo all'interno dell'area di rigore, pallone scavalca tutti, viene allontanato su Alonzi che poi subisce fallo alle spalle da Vecchione. Sul punto di battuta Emiliano Massimo con numero 5 per Traditi, avanti per Tortolano, sbaglia Tortolano, Mazzei, Vecchione, Mariano, lancio in avanti dove non c'è nessuno, Alonzi dall'altro lato, Mazzei lo anticipa, però serve involontariamente Baldani sulla destra, se la deve vedere con Dorato, pallone all'indietro per Ferramisco, lancio all'interno dell'area di rigore, Fantoni forse è ostacolato, l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio visto che il pallone l'ha conquistato Vecchione, in avanti per nessuno, ma ancora Nocerina con Citarella che di testa serve un buon pallone per Guida, scarica sulla destra per Liurni che entra all'interno dell'area di rigore, prova ad accentrarsi Liurni, finta contro finta, parte il tiro, si alza la sfera di un soffio sulla traversa della porta difesa da Semprini. Intelligente il vantaggio concesso dal signor Guitaldi, stava favorendo la Nocerina che per poco non ha trovato la via del gol con Liurni. Semprini sempre a perdere tempo, parte il lancio di Semprini alla ricerca del solito Alonzi, tocca il pallone a Alonzi, lo tocca Carotenuto, però c'è fallo di Carotenuto sul numero 7 Traditi, in verità erano scoordinati entrambi, resta a terra Carotenuto, speriamo nulla di che. Si rialza Carotenuto. E Massimo sul punto di battuta, capitano della formazione capitolina. Servire sulla sinistra per Tortolano che prova con una finta a superare Merano, poi cade a terra Mariano, forse per un tocco involontario di Tortolano. Il pallone finisce oltre linea perimetrale, resta a terra Mariano con le mani sul volto, speriamo nulla di che, sul collo più che altro. Si rialza Mariano. Qui siamo in piena vegetazione con gli animali che ci camminano addosso. Gli insetti. Citarella all'indietro per Mazzei. Lancio lungo in avanti alla ricerca di Cardella. Alla meglio.
Giordani che mette il pallone in fallo laterale, ci ha battuto Dorato sulla sinistra, all'indietro per Vecchione, Cidarella in avanti per Cardella, non è ancora per Cidarella, in avanti per Guida, non si chiude il triangolo tentato da Francesco Cidarella, poi Mariano a commettere il fallo. E calcio di punizione in favore del Trastevere nella propria tre quarti. Due palloni in campo. E Giordani sul punto di battuta. Lancio lungo in avanti alla cerca del solito Alonso che si protegge con le braccia su Petti. L'arbitro guarda ma lascia continuare. Fallo laterale in favore della Nocerina. L'assistente la... ha segnalato in favore della Nocerina, l'arbitro ha detto che è in favore del Trastevere. Attenzione, Dorato, Cidarella. All'indietro per Dorato, lancio in avanti, pallone scavalca tutti, lo raggiunge Liurni che non riesce a servire Carotenuto, peccato. Questo è il pallone il Trastevere. Sulla sinistra per Santovito, all'indietro per il capitan Massimo, corre all'indietro per Traditi, corre all'indietro per Giordani, parte il lancio lungo di Giordani alla cerca di Tortolano all'interno dell'area di rigore, pallone che viene sfiorato da Mariano che poi lo mette in fallo laterale in attacco per il Trastevere, con le mani lo stesso Tortolano, poi lascia a Santovito che serve Massimo. Pallone all'indietro verso Giannetti, c'è la pressione di Cardella, Giannetti mette direttamente il pallone in fallo laterale, quando si muove Federico Cardella c'è il terrore tra i difensori del Trastevere. Carotenuto, Vecchione, brutto il fallo del capitano Massimo su Vecchione, l'arbitro lo richiama. Calcio di punizione in fuori della Nocerina, Cidarella sul punto di battuto, è libero dall'altro lato Dorato, viene servito Petti. Mazzei, avanti per Guida, Vecchione, sulla destra per Carotenuto, buona la manovra della Nocerina, c'è Liurni, Liurni, centralmente per Vecchione, Dorato, si fa vedere Guida sulla sinistra, riceve il pallone. Parte il lancio di Guida, il cross di Guida contratto, ma la Nocerina ancora in attacco, Vecchione, Cidarella. Gira dall'altro lato verso Carotenuto, mette a terra il pallone Carotenuto, si fa vedere Mariano sulla destra, ancora Carotenuto a fondo, prova a fondo, cross al centro, viene spedito in avanti direttamente sui piedi di Vecchione, prova Vecchione a liberarsi, poi serve sulla destra per Carotenuto, parte il cross di Carotenuto, pallone contratto in fallo laterale, in attacco. In favore della Nocerina. Bravo C, bravo, 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 bravo. Fa laterale con le mani alla destra Giulio Carotenuto, proverà a spedirlo in area di rigore. Parte il lancio Sbilenco, questa volta viene contratto dalla difesa del Trastevere direttamente in fallo laterale, ancora out di destra con le mani Mariano, questa volta all'indietro per Petti. Avanti per Vecchione, Mariano, Mazzei, Vecchione, Mazzei ancora, parte il lancio alla ricerca di Cardella, tocca il pallone di testa verso Liurni, mette a terra il pallone Liurni, esce fuori dall'area di rigore, c'è un avversario su di sé, prova con la finta a metterlo sul secondo palo, pallone una via di mezzo tra un tiro e un cross, finisce direttamente oltre le linee perimetrali, senza impensierire Semprini. Che posiziona il pallone sul punto di battuta di questo calcio di rinvio. Quanti minuti sono? Bravo, 37. Bravo, bravo! Provaci, provaci! E 30 secondi del primo tempo. 0-0 il risultato, parte Semprini. Pallone centrale, Cidarella non lo tocca, lo tocca Vecchione. Sulla pressione di due uomini riesce a servire Petti.
Centralmente per Mazzei, in avanti per Vecchione, ancora per Petti, buona la giocata dei giocatori della Nocerina, Petti in avanti verso Cardella, che tocca il pallone di testa, forse c'era un fallo, si prosegue, Vecchione in avanti per Cardella, mette il pallone a terra Cardella, riesce a servire ancora all'indietro per Petti che serve di prima intenzione su Guida, si gira Guida in mezzo a due, non riesce a servire nessun compagno di squadra, ne approfitta Tortolano, poi lo stesso Guida a Dozzacolarlo, calcio di punizione in favore del Trastevere, Tortolano cerca il cartellino giallo per lesa maestà, poi Tortolano ad affondare, scarica accanto a sé per Galofaro, pallone per Ferramisco, ancora Ferramisco sull'auto di destra, attenzione, Dorato va a metterci il corpo, parte il cross direttamente dalle braccia di Fantoni e scarica subito sulla destra per Carotenuto. Prova ad accelerare la Nocerina, Carotenuto in avanti verso Liuni, guadagna rimessa laterale alla Nocerina per il buon intervento di Tortolano. Con le mani Mariano all'indietro per Mazzei. Vecchione, Dorato sulla sinistra, all'indietro ancora per Vecchione, centralmente per Citarella, in avanti per Liurni. Porta spazio il pallone Liurni, poi scarica sulla sinistra per Dorato, non è all'indietro per Vecchione, c'è libero Carotenuto dall'altro lato, non viene visto, pallone centrale per Cardella, in qualche modo Cardella riesce a servire Guida, Guida spinge il pallone all'indietro ma lo riconquista il Trastevere. La Cardella fa pressione su Santovito, ne viene fuori, pallone per Tortolano, Massimo, l'altro lato sulla destra, si fa vedere Ferramisco, parte il cross direttamente tra le braccia di Fantoni che serve il pallone avanti per Citarella, Vecchione, ancora Citarella sulla destra per Carotenuto. Chiama il pallone dall'altro lato Liuni, viene servito Cardella sulla destra, centralmente per Vecchione. Cioè Guida viene servito sulla sinistra, accanto a sé a Liuni che riceve il pallone. Prova ad affondare Liuni, parte il cross, arriva il tocco di Cardella che non inquadra la porta, ma l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca, fallo laterale in favore della Nocerina, ha visto l'arbitro. Con le mani dalla destra Giulio Carotenuto. Avevano capito i giocatori del Trastevere che era un fallo laterale in fuori della Nocerina. Si fa vedere Guida, viene servito, pallone di petto verso Carotenuto che mette il pallone a terra, ancora per Guida. Parte il cross di Guida, Citarella di testa, il pallone scavalca di poco la traversa. Toccato all'ultimo istante, calcio d'angolo per la Nocerina, Liurni alla sinistra di Semprini, prova ad affrontare la Nocerina in questi ultimi minuti, parte Liurni, pallone in gol, è sempre lui Federico Cardella a mettere il pallone in rete per il vantaggio della Nocerina. Sul calcio d'angolo battuto da Liurni, si alza più di tutti Cardella e lo mette in rete. 1-0 per la Nocerina al 41esimo e 40 secondi qui a Roma al Trastevere Stadium. Si sono visti i tifosi della Nocerina in questo momento. Almeno una trentina, oltre a quelli accreditati ovviamente, sia dalla società che dalla stampa. Liurni viene invitato dall'arbitro a non perdere tempo per far riprendere il gioco. Alonzi per Tortolano, in avanti sulla destra per Ferramisco, Ferramisco all'indietro per Giordani, lancio in avanti alla ricerca di Baldari, c'è Dorato che mette il corpo davanti e guadagna, calcio di rinvio alla Nocerina quando il cronometro segna 42 minuti e 40 secondi. Vecchione
sulla destra per Mariano. Caro tenuto all'indietro per Mazzei, lancio in avanti, toccato il pallone ma di tacco Citarella lo spedisce in avanti dove Cardella non... con i piedi Semprini direttamente su Petti, mi ferma il pallone, serve Dorato, ancora Petti in avanti per Vecchione, Mazzei, Vecchione, caro tenuto. Controlla che non possa esserci vantaggio e poi decreta il calcio di punizione per il fallo di Caro tenuto su Capitan Massimo Emiliano. Calcio di punizione al 43esimo e 30 secondi sul punto di battuta Tortolano. Tortolano prende la rincorsa, sarà a via di mezzo tra un tiro e un cross. Parte Tortolano, pallone basso, lo respinge Vecchioni su Liurni che serve subito Guida, potrebbe partire in contropiede la nocerina, Guida porta bene avanti il pallone, serve sulla destra per Liurni, all'interno dell'area di rigore Liurni, parte gol! Il 2-0 della nocerina, spietata in, con questo contropiede. Ottima la giocata di Guida per Liurni che questa volta non si è fatto pregare, ha messo il pallone alla destra di Semprini sul palo realizzando il 2-0 quando siamo al 44esimo e 30 secondi, la nocerina raddoppia con Liurni, ben servito da Guida, è ritornato al gol Lorenzo Liurni, non c'è medicina migliore per un attaccante. Si ripartirà, vediamo quanto sarà il recupero. Vecchione ancora nella metà campo della... Un minuto di recupero che partirà da questo istante. Non è battuto per Capitan Massimo. Santo Vito, ancora Massimo. Lancio in avanti alle cerchie di Alonzi, il pallone scavalca tutti, Petti di testa per Mazzei che lo lancia dall'altro lato dove lo tocca di spalla Liurni, favorendo Cardella, Citarella all'indietro per Vecchione, ancora all'indietro per Petti, 45esimo e 45 secondi sul cronometro, Citarella centralmente, mezza a due, riesce a servire all'indietro per Mazzei. Parte il lancio lungo di Mazzei alla ricerca di Liurni, fuori misura, il pallone finisce direttamente tra le braccia di Semprini, l'arbitro guarda il cronometro e decreta la fine dei primi 45 minuti di gioco con la nocerina in vantaggio per 2-0, entrambi i gol messi a segno nel finale del primo tempo, al 41esimo da Cardella, al 44esimo da Liurni. E con il parziale di 2-0 restituiamo la linea alla regia, la riprenderemo tra un quarto d'ora circa. Ma un gol eccoci nuovamente collegati dal Trastevere Stadium di Roma per raccontarvi il secondo tempo della sfida tra Trastevere e Nocerina con la squadra di Marco Nappi in vantaggio per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Cardella al 41esimo e al 44esimo da Liurni. Un'ottima imbeccata di Michele Guida che ricordiamo aveva anche colpito il palo al 17esimo del primo tempo. Le squadre hanno fatto il loro ritorno sul terreno di gioco. Sarà il Trastevere a giocare il primo pallone della ripresa.
andato sul pallone Alonzi. Tesimo gol per Cardella. Quest'oggi al Trastevere Stadium, undicesimo in maglia rossonera. Sembra tutto pronto. Del fischio del signor Guitaldi della sezione di Rimini, che sta contando gli uomini in campo. Il commissario di campo che ha fatto cenno di attendere, non abbiamo capito bene questa la concomitanza quando ieri si è giocata una partita. Ovviamente questa è Lega Nazionale dilettanti a tutti i livelli, con l'Ischia che ha iniziato il match con mezz'ora di anticipo, qua stanno aspettando la concomitanza che passa il pullman, il 4 che porta direttamente a Pompei. Che ridicoli, che ridicoli. Dovrebbero, dovrebbero. Partiti. Lancio lungo in avanti, tocca di testa Dorato, ma è il Trastevere che si fa vedere con Baldani. Con il Trastevere, Dorato anticipa di fino Ferramisco, fa la laterale in fuori del Trastevere sulla destra dell'attacco capitolino. Con le mani lo stesso Ferramisco proverà a scodellare il pallone all'interno del rigore, parte il cross. Giordano tocca il pallone, arriva il tiro dalla distanza del numero 7 Traditi, direttamente tra le braccia di Fantoni, che fa su alla sfera e serve Petti alla sua sinistra. Lancio in avanti di Petti alla ricerca di Cardella, pallone fuori misura, finisce direttamente in fallo laterale. Con le mani Ferramisco in avanti per Baldani, out di destra, prova a superare Dorato, serve all'indietro per il capitano, attenzione c'è il colpo di destra di Mazzeca, anticipa Fantoni e regala calcio d'angolo alla Trastevere, calcio d'angolo alla destra di Fantoni, primo della ripresa. Come sempre Tortolano sul punto di battuta, Tortolano all'interno dell'area di rigore. Parte Tortolano, forse c'era un fallo al centro area, l'arbitro lascia proseguire, la sfera finisce oltre le linee perimetrali dopo il tocco di un calciatore del Trastevere. Si ripartirà con il calcio di rinvio in favore della Nocerina, 1 minuto e 40 secondi sul cronometro della ripresa, 0-2 il risultato. Petti, Beccione per Mazzei, incorre il pallone Mazzei, lo mantiene in campo e poi spara in avanti alla ricerca di Cardella, che si fuori il pallone di testa, c'è cioè Giordani che lo fa suo e lo spedisce in avanti direttamente in area di rigore dove Fantoni lo recupera e lo serve a Petti, in avanti per Vecchione, all'indietro per Mazzei, centralmente capitano Mazzei prova a guadagnare metri, Citrella guida. Pallone per Dorato sulla sinistra, c'è il fallo su Dorato ad opera di Galofaro, calcio di punizione in favore della Nocerina. Vecchione sul punto di battuta, all'indietro per Petti, ancora per Vecchione, lo tocca un Petti che gira su Mazzei. Avanti Mazzei per Cardella, sbaglia l'appoggio verso Carotenuto. Conquista la sfera il Trastevere con Alonzi, mezza a due, si gira, riesce a servire un buon pallone per Ferramisco, out di destra, Ferramisco contratto da Cardella, l'arbitro dice in maniera fallosa, calcio di punizione già battuto,
Giordani. Ancora pallone di ritorno per Giordani, lancio in avanti di Giordani alla ricerca di Alonzi, pallone che scavalca tutti, finisce tra le braccia di Fantoni. Avanti per Guida, perde il possesso del pallone, ma Massimo serve all'indietro per Semprini. All'interno dell'area di rigore viene fuori, il pallone ancora per Massimo. Lancio di prima intenzione verso Tortolano, pallone troppo lungo, Petti lo sfiora e lo lascia a Fantoni. Vecchione per Petti, all'altro lato per Carotenuto, mette il pallone a terra con il petto, Carotenuto all'indietro per Mariano, lateralmente per Mazzei, in avanti per Citarella, si gira Citarella, in avanti per Guida che viene anticipato, ma lo stesso Liurni si trattava, chiedo scusa, guadagna, rimessa laterale sull'intervento del numero 4 Santovito. Citarella, Vecchione, Mazzei, ancora su Vecchione, Citarella si gira in avanti per Liurni, che tocca il pallone per Guida, di prima intenzione pallone per Carotenuto, anticipato dal buon intervento di Giannetti. Pallone laterale già battuto, Mariano, Vecchione, avanti per Carotenuto, Citarella, anticipato, commette fallo, arriva il cartellino giallo di Citarella per il fallo commesso ad Anni di Massimo. Calcio di punizione in favore del Trastevere, è il primo ammonito in casa nocerina, Francesco Citarella. Si è fatto anticipare dal capitano in maglia bianca e poi lo ha trattenuto in maniera vistosa e l'arbitro non poteva che ammonirlo. Massimo in avanti alla ricerca di Ferramisco, che riesce a mettere il pallone al centro, ma direttamente tra le braccia di Fantoni, che invita a salire subito Carotenuto. Si lancia in avanti Carotenuto, c'è Liurni sulla destra, prova a servirlo, non riesce ad indirizzare il pallone verso l'esterno conquistato dai difensori del Trastevere. Il possesso del pallone in avanti per Baldani, all'indietro per Massimo, fa girare su Galofaro, non è all'indietro per Giannetti. Centralmente per Massimo, subito per Ferramisco, si libera Ferramisco, parte il tiro che finisce altissimo, è distante dalla porta di Fantoni. Si ripartirà con un calcio di rinvio in favore della nocerina quando sul cronometro sono trascorsi 6 minuti e 30 secondi della ripresa, con la squadra di Mr. Knapp in vantaggio per 2-0. Pallone per Vecchione, lateralmente per Petti, che gli restituisce la sfera, in avanti per Guida, si gira Guida scaricando su Carotenuto, c'è cioè Lione accanto a sé, prova ad accentrarsi Carotenuto, parte un tiro inguardabile, gli rimbalza il pallone, la sfera finisce altissima sulla porta di difesa da Semprini, già battuto un calcio di rinvio, adesso Semprini è velocissimo nelle riprese di gioco. Ferramisco sulla destra, c'è cioè Guida accanto a sé, parte il lancio in avanti per Alonzi, Petti fa buona guardia, scarica su Petti, su Citarella, Vecchione, Mazzei, in avanti per Carotenuto che tocca il pallone verso Mariano, ma c'è stato il tocco di un difensore, la sfera finisce in fallo laterale in attacco per la nocerina, lo stesso Mariano sul punto di battuta, all'indietro per Vecchione. In avanti per Liurni che gli restituisce la sfera, ancora Liurni, Mazzei, Liurni sceso troppo giù, Liurni in questa fase di gioco, Mazzei in avanti per Cardella che tocca il pallone, forse viene contrastato in maniera fallosa, l'arbitro dice che è tutto regolare, guadagna fallo laterale Trastevere, già battuto
a fare pressione alla Nocerina, pallone indietro per Semprini che lancia in avanti, lo tocca Vecchione verso Liurni, anticipato, non era facile. Caro tenuto di testa, ancora Massimo a recuperare la sfera per Alonzi, per il numero 11 Baldari, prova a Baldari ad affondare, poi si ferma, sale Ferramisco e viene servito sulla destra. In avanti Ferramisco, c'è Vecchione, Dorato guida, ancora Vecchione, Citarella, ancora Vecchione, Petti, in avanti, guida, fanno giocare pericolosamente il pallone davanti alla propria area di rigore, la Nocerina, lo riconquista il Trastevere, attenzione, si presenta all'interno dell'area di rigore il Trastevere, poi non si intende traditi con Tortolano, per fortuna la sfera finisce direttamente oltre la linea perimetrale, si ripartirà con un calcio di rinvio in favore della Nocerina, fatto girare pericolosamente il pallone davanti alla propria area di rigore i calciatori della Nocerina e continuano in questa fase di gioco. Citarella ben servito da guida, Citarella non riesce a servire nessuno ma recupera il pallone Cardella che poi subisce il fallo dal numero 11 Baldari, calcio di punizione in favore della Nocerina che può respirare e uscire fuori dalla propria tre quarti. Petti subito in avanti alla ricerca di guida che tocca il pallone, poi anche con la mano un imbalzo lo ha sfavorito, il pallone è andato a finire sulla mano, calcio di punizione in favore del Trastevere, poteva essere una buona opportunità per la Nocerina ma l'impallo ha sfavorito guida. Buono l'intervento di Mariano su Tortolano, recupera il possesso del pallone, serve Vecchione, Mariano, Liurni, ancora Vecchione, si gira Vecchione, prova a far salire la Nocerina, pallone per Cardella, si gira Cardella, si presenta, serve un pallone sulla sinistra per guida che entra all'interno dell'area di rigore, supera due uomini, parte il tiro, contratto, c'è Liurni, prova il tiro Liurni, pallone che finisce altissimo tra gli applausi dei sostenitori rossoneri, sulla porta difesa da Semprini. Gira il pallone davanti alla propria area di rigore il Trastevere con Giannetti. Tortolano, la pressione di Mariano, commette fallo, calcio di punizione in favore del Trastevere per il fallo subito da Tortolano, ad opera di Mariano, parte la manovra della squadra capitalina, Ferramisco all'indietro, capitan Massimo, lancio in avanti alla ricerca di Alonzi, pallone che entra all'interno dell'area di rigore, c'è Petti su Alonzi, gli tocca il pallone. In fallo laterale, fallo laterale in attacco per il Trastevere sull'auto di destra con le mani Ferramisco, pallone uscito. Ferramisco, lancio lungo all'interno dell'area di rigore, di testa lo manda via Citarella, direttamente sullo stesso Ferramisco, parte il controcross, contratto dalla difesa della Nocerina, Giurni lo spedisce in avanti verso Cardella, che viene anticipato, ma parte la manovra della Nocerina, guida, c'è Vecchione dall'altro lato, prova a servirlo, ottimo l'intervento in copertura di Giannetti a liberare, ancora attenzione, Trastevere in avanti, sulla destra con Baldari, pallone forse troppo lungo, Baldari non riesce a mantenere in campo, attenzione all'interno dell'area di rigore, Mazzei fa carambolare il pallone sul corpo di un avversario, ancora un tiro di Massimo, respinto. Citarella tocca il pallone di testa, riparte la manovra della Nocerina, Vecchione in avanti per Liurni, anticipato dal buon intervento di Santovito, ancora il Trastevere in avanti con Tortolano in area di rigore per Alonzi, si gira Alonzi, serve un ottimo pallone per Tortolano che da buona misura, da buona posizione lo spala fuori, la migliore occasione del match per il Trastevere al 12:50, la Nocerina non deve abbassare il baricentro, non deve pensare che la partita è già conclusa, deve giocare come ha fatto soprattutto dal 15° del primo tempo in avanti. Petti, Citarella, tocca il pallone, riesce a servire in qualche modo Dorato che guadagna, rimessa laterale.
con le mani Dorato, non sa chi servire, Cardella di testa, lo recupera il centrocampo del Trastevere, c'è la pressione di Guida e dello stesso Cardella, Giannetti si rifugia su Semprini, in avanti per Traditi, c'è Caro tenuto a fare pressione, Semprini spedisce il pallone in avanti, Petti scivola, poi riesce a recuperare la posizione, a spedire il pallone dall'altro lato, ma il Trastevere lo recupera con Capitan Massimo. Tortolano si gira in avanti per Baldari, Massimo ancora per Tortolano, si fa vedere sulla destra e viene servito Galofaro, pallone per Tortolano, attenzione, buono il recupero di Citarella, Guida in avanti per Cardella, uno contro uno con Giannetti, Cardella va sull'out di sinistra, arrivano gli uomini all'interno dell'area di rigore, spreca tutto Citarella con un calcio di rigore in movimento, neanche un calcio di rigore in movimento perché stava a 5 metri da Cardella, peccato, attenzione, la nocerina si è allungata, si va a vedere il Trastevere avanti con Tortolano, c'è il fallo fischiato a Caro tenuto, resta a terra Tortolano, l'arbitro lo va a richiamare perché si era lamentato Caro tenuto, che peccato, la nocerina sprecato l'occasione per marcare il terzo gol con Citarella, splendidamente servito da Cardella. Battuto, ma si deve ripetere il calcio di punizione da Massimo. Sul punto di battuta è il capitano del Trastevere. Tornano Cerina dietro la linea del pallone. Parte il lancio di Massimo all'interno dell'area di rigore, di testa Giordani lo mette dall'altro lato, Cardella lo allontana, ancora il tocco di un giocatore del Trastevere, poi c'è Liurni, l'arbitro dice che si può proseguire, ancora il Trastevere in possesso del pallone, resta a terra il capitano del Trastevere, Tortolano prova il tiro, lo respinge Massei direttamente in tribuna. Fallo laterale in favore del Trastevere. Tortolano, Traditi, Tortolano per Massimo, va a girare dall'altro lato per Ferramisco, parte il cross di Ferramisco, di testa allontana Petti, su Guida, Citarella, si gira Vecchione, Petti, Citarella, Vecchione, bel possesso palla della nocerina, Petti in avanti per Citarella, mette a terra il pallone, serve Vecchione, gira dall'altro lato verso Liurni, c'è Caro tenuto che si fa vedere sulla destra, Liurni prova ad affondare, serve Caro tenuto, ora indietro per Vecchione, in avanti per Liurni, ancora indietro per Citarella, c'è Dorato sulla sinistra, non viene servito, Citarella apre dall'altro lato su Caro tenuto, Guida, ancora Caro tenuto, all'indietro per Mariano, Vecchione, Mazzei, Vecchione, Caro tenuto sulla destra, in avanti per Liurni, si gira Liurni, apre dall'altro lato verso Citarella, pallone fuori misura, finisce tra le braccia di Semprini, che serve subito su Giordani, e sta provando a lanciarsi in avanti. Fermato. Intanto Citarella è rimasto a terra, il Trastevere avvicinano i giocatori della nocerina, anche l'arbitro, preoccupati per le condizioni di Citarella, speriamo nulla di che, entrano anche i sanitari del Trastevere, viene chiamata l'ambulanza, speriamo nulla di che per Francesco Citarella, Mazzei rassicura un po' tutti. Giacinti va a chiamare lui, signori dell'ambulanza.
Sembra rientrato il pericolo, speriamo nulla di che per Francesco Citarella. Intanto è già pronto Rossi, era già pronto prima, a dire la verità, Giacomo Rossi, a fare il suo ingresso in campo. Speriamo innanzitutto che le condizioni di Francesco Citarella siano... siano tranquillizzanti per tutti. Intanto è pronto già il cambio, viene pure segnalato, uscirà Citarella ed entrerà Giacomo Rossi. Speriamo innanzitutto che le condizioni di Francesco Citarella siano... di un normale affaticamento e nulla più. Non abbiamo visto nessun tocco né ricevuto e né dato da parte del centrocampista della Nocerina, però improvvisamente si è accasciato al suolo. Penso che state guardando dalle nostre immagini, si sono tranquillizzati anche i calciatori, quindi magari anche il caldo avrà inciso, però viene chiamata comunque la Barella, che è posizionata dall'altra parte del campo, provano a rialzarlo, si rialza Francesco Citarella tra gli applausi di tutto lo stadio. E il pronto intervento dei sanitari e del medico del Trastevere, che si sono lanciati subito in campo appena hanno capito che le condizioni non erano... L'arbitro ha chiamato la Barella dalla panchina, hanno chiesto di non entrare in campo e si sta posizionando a bordo campo. Speriamo che sia tutto tranquillo per Francesco, accompagnato dal medico del Trastevere, dal solito Camillo Primicerio. Qui sotto la nostra postazione sembra abbastanza tranquillo e lucido. Applausi per Citarella. Entra in campo Rossi quando siamo giunti al 21esimo. Si ripartirà con una rimessa laterale in favore del Trastevere. Medico del Trastevere insieme alla Croce Rossa si stanno sincerando delle condizioni di Francesco Citarella, sembra abbastanza tranquillo. Speriamo sia solo un malore dovuto al caldo eccessivo di quest'oggi. Intanto il gioco è ripreso, lancio in avanti di Giordani, di testa Dorato, lo allontana. Ferramisco, ancora Ferramisco di testa, ancora lui di testa, Dorato in avanti, lo recupera Giannetti che serve Giordani che lancia subito in avanti, Dorato di testa, Rossi tocca il suo primo pallone, ancora per Dorato, non riesce a mantenere il pallone in campo, si ripartirà con un fallo laterale in favore del Trastevere sul attacco destro, già battuto, pallone in avanti alla ricerca di Alonso all'interno dell'area di rigore, tocca Vecchione, poi lo spedisce in avanti Mazzei, capitan Massimo prova il tiro ma lo spedisce abbondantemente lontano dalla porta. Difesa da Fantoni, stavamo cercando di capire le condizioni di Francesco Citarella. Intanto arriva un brutto fallo di Giannetti su Cardella, calcio di punizione in fuori della Nocerina. L'arbitro non ha estratto il cartellino giallo. Petti sul punto di battuta, all'indietro per Mazzei.
Dorato in avanti per Guida, che era in offside, si riprenderà con un calcio punizione in favore del Trastevere. Pallone lanciato in avanti, lo sfiora, si è fatto male Alonzi nella ricaduta, è caduto male sulla caviglia, chiede Petti di mettere il pallone fuori, attenzione, si è fatto male Alonzi ricadendo sul tentativo di colpo di testa, ha messo male il piede a terra. Intanto è pronto anche un altro cambio in casa nocerina. Nel frattempo la buona notizia che Francesco Citarella si è rialzato da solo e si è accomodato sulla panchina, quindi esce fuori Lorenzo Liurni, invitato dall'arbitro, ed entra Maimone. Quindi verrà spostato in avanti Giacomo Rossi e Maimone andrà a dare manforte al centrocampo. Esce tra gli applausi dei presenti rossoneri, tifosi rossoneri, e l'abbraccio con mister Nappi, Lorenzo Liurni. Si riparte con un fallo laterale che la Nocerina restituisce al Trastevere. Giordani in avanti per Massimo, lateralmente per Giannetti, ancora Massimo, parte il lancio di Massimo alla ricerca di Ferramisco, ma il pallone era già uscito in fallo laterale. Si ripartirà con un fallo laterale in favore della Nocerina, all'altezza della linea mediana, con le mani Maimone tocca il suo primo pallone per questa ripresa di gioco. Lascia Maimone a Dorato, l'arbitro vuole accelerare le riprese di gioco. Battuto il pallone per Guida, ancora Dorato, perde il possesso del pallone, attenzione. Poi lo stesso Dorato che fa fare pressione, conquista il possesso della sfera. Guida, c'è il fallo di Maimone davanti all'arbitro ai danni di Ferramisco. Calcio di punizione fuori del Trastevere, già battuto, pallone all'indietro per Giannetti. Che serve Capitan Massimo. Si va a vedere sulla destra il Trastevere con Baldari. Parte il lancio all'interno dell'area di rigore, non riesce a controllare la sfera. Galofano e guadagna calcio di rinvio alla Nocerina quando i minuti sul cronometro sono 25-50 secondi di questa ripresa. Con la Nocerina in vantaggio per 2-0. Probabilmente ci sarà un lunghissimo recupero per l'infortunio accorso a fortunio di Francesco Citarella, che per fortuna si è ristabilito e sta guardando la partita alla panchina. Pallone in avanti per Alonzi, out di destra, c'è Dorato addosso a lui, Alonzi se lo trascina con sé, l'arbitro glielo permette, guadagna calcio d'angolo il Trastevere per l'intervento di Petti. Abbiamo visto Alonzi che si trascinava per la maglietta Dorato. Traditi sul punto di battuta alla sinistra di Fantoni. Tutta la Nocerina nella propria area di rigore. Parte il cross, attenzione, di testa lo colpisce Giannetti, ma il pallone finisce alto e distante dalla porta difesa da Fantoni. Si ripartirà con un calcio di rinvio in favore della Nocerina. L'arbitro è già andato a far sentire la sua presenza per far accelerare. Pallone per Vecchione che serve Mazzei. In avanti per Guida. Precario equilibrio, riesce a mantenere il possesso del pallone e servire che era tenuto. Guadagna rimessa laterale alla Nocerina sul lato di destra dell'attacco rossonero. Intanto è pronto anche un cambio in casa Trastevere. Già battuto il fallo laterale, Vecchione, doppio cambio per il Trastevere. Guida di tacco, servito da Rossi, il tacco era di Rossi. Altro lato per Cardella, mette il pallone a terra, di tacco ancora Cardella per Maimone, pallone che resta lì. E Trastevere a guadagnare il possesso del pallone, Ferramisco, Capitan Massimo in avanti per Galofaro, sull'auto di destra, pallone per Alonzi, se la deve vedere con Petti.
alla meglio il Trastevere, attenzione all'interno della rigore, Alonzi prova il tiro, Fantoni lo allontana, ancora il cross, Betti di testa ad allontanare, ancora il Trastevere, Mazzei di testa, colpisce il pallone, cade giù, calcio d'angolo in favore del Trastevere, resta a terra Mazzei per la pallonata subita al volto, intervento di Fantoni che vale un gol su Alonzi, non un attaccante qualunque. Intanto doppio cambio in casa Trastevere, pronto con il 18 Rosati e con il 19 di Domenico Antonio. Abbiamo visto chi esce, infatti c'è un attimo di confusione anche tra i giocatori del Trastevere. Dovrebbe uscire il numero 3 Giannetti e il numero 11 Baldari. Confermiamo, esce Giannetti, autore di una buona prestazione, ed entra Baldari. Prova, intanto si è rialzato Mazzei, prova a deve uscire fuori Mazzei, questo calcio d'angolo, attenzione. Non è corto, all'interno dell'area di rigore lo tocca Alonzi sul cross di Massimo, la sfera finisce in oltre linee perimetrali, distante dalla porta difesa da Fantoni, è rientrato in campo Capitan Mazzei, 30 minuti sul cronometro, 0-2 il risultato in favore della Nocerina, Petti in avanti. Cardella tocca il pallone verso Guida, ma c'è Ferramisco che serve all'indietro per Semprini. Semprini spedisce il pallone in avanti verso Tortolano, che tocca il pallone ma era in offside Tortolano. Aveva fatto una buona giocata di tacco, ma l'assistente aveva subito segnalato la posizione irregolare del numero 10 del Trastevere. Calcio di punizione già battuto, Mariano Vecchione all'indietro per Mazzei, c'è la pressione di Alonzi, Mariano all'indietro per Fantoni che tocca il pallone per Vecchione che serve subito su Petti, in avanti Petti dove non c'è nessun compagno, conquista la sfera il Trastevere con noi entrato di Domenico Antonio, fallo laterale in favore del Trastevere in attacco. Anzi, in favore della Nocerina. Troppo siamo coperti in quella parte del campo. Dorato in avanti per Cardella. Rossi lascia un buon pallone per Guida. Guida sulla destra per Maimone. Ancora Guida all'interno dell'area di rigore. Tre uomini addosso a lui. Parte il cross, non c'è nessuno. Era distante Cardella, non c'era nessuno in quella porzione del campo. Recupera senza difficoltà il Trastevere con Capitan Massimo, porta il pallone a spasso, serve Santovito, 32 minuti sul cronometro, 10 secondi, parte il lancio per il neentrato di Domenico Antonio, pallone indietro per Ferramisco, Tortolano all'indietro per Massimo, ancora per Tortolano, si può vedere in avanti con Alonzi, recupera il pallone a Cerino Vecchione, caro tenuto, Rossi prova a girarsi, c'è cioè Ferramisco addosso a lui, spedisce il pallone in avanti verso Cardella, che controlla il pallone, serve verso Vecchione, che apre per Maimone, c'è cioè Guida dall'altro lato e Cardella sulla sinistra, Maimone sceglie Guida a destra, Guida prova ad accentrarsi, serve caro tenuto, attenzione due uomini su caro tenuto, serve per Rossi sulla sinistra, pallone indietro per Guida, ancora Rossi, all'indietro per Dorato, ancora all'indietro per Petti, fa girare il pallone a Nocerino per far scorrere il cronometro, Mazzei, avanti per Vecchione,
Maimone, Coravecchione, Mazzei, Fantoni, si fa vedere Petti e viene servito sulla sinistra, ancora pallone per Fantoni. Mazzei, pronto un altro cambio in casa a Trastevere. Dovrebbe essere Forlini. Mariano, in avanti per Maimone, di tacco su Cardella. Cardella in mezzo a due, non riesce a servire Maimone. C'è la pressione dello stesso Maimone, pallone indietro per Giordani. Anzi, ad entrare in campo sarà Calderoni per il Trastevere. Fallo di Maimone. Sarà calcio di punizione fuori del Trastevere. L'arbitro non si avvede della segnalazione del suo assistente, quindi la sostituzione avverrà dopo. Ferramisco non se n'era accorto. Giordani per Ferramisco, richiamato dai componenti dello staff tecnico presenti qui davanti a noi nel prato del Trastevere Stadium. Attenzione il Trastevere in area di rigore, parte il cross, Mariano allontana il pallone verso Guida, mette il pallone a terra, da solo Guida con tre uomini addosso, guadagna, rimessa laterale, buona la giocata di Guida. E intanto arriva il cambio per il Trastevere, entra con il numero 16 Calderoni ed esce con il numero 5 Capitan Massimo Emiliano, tra i migliori dei suoi. Intanto è pronto anche un cambio in casa Nocerina, esce con il numero 24 Michele Guida ed entra Davide Gaetani con il 67. Buona la prestazione di Michele Guida quest'oggi. Assist a bacio per Liurni, colpito un palo al 17° del primo tempo. Si riparte con il fallo laterale in fuori della Nocerina con le mani Dorato. Viene invitato l'arbitro ad affrettarsi, Dorato per Cardella che è di petto per Carotenuto che allarga su Vecchione. Dall'altro lato invita a salire Mariano, sull'auto di destra Mariano, resta la corsa del pallone, serve indietro per Vecchione che parte di lancio lungo sulla sinistra verso Gaetano. Le tocca il pallone di petto ma non riesce a mantenerlo in campo. Ci ha battuto il fallo laterale. Giordani spedisce il pallone in avanti verso Alonso, tocca di testa a Mazzei, direttamente in fallo laterale, con le mani sarà di Domenico Antonio a battere, già fatto per il numero 8 Galofaro. Restituisce il pallone di Domenico Antonio, pallone indietro, per ne è entrato Calderoni, Tortolano in avanti, Petti, l'arbitro dice che ha colpito in maniera fallosa Alonso, calcio di punizione da posizione invitante, c'è anche il cartellino giallo per Alessio Petti, punizione nella lunetta dell'area di rigore, posizione quasi centrale, un'ottima opportunità al 37° per il piede di Tortolano. Posizionato leggermente fuori dalla lunetta dell'area di rigore il pallone. Due gli uomini sul pallone, di Domenico Antonio e Tortolano, Emiliano Tortolano, classe 90. Cinque uomini in barriera per Fantoni e uno a terra. Giacomo Rossi. Parte la rincorsa di Tortolano, lascia il pallone a Di Domenico Antonio, pallone toccato dalla barriera, finisce in calcio d'angolo. Calcio
calcio d'angolo alla sinistra di Fantoni. Tortolano sul punto di battuta. Tocca il pallone Maimone di testa fuori, ma ancora Di Domenico Antonio a lanciare in area di rigore. Pallone colpito da Carotenuto. Pallone indietro per Santovito, che apre sulla destra per Calderoni. Tortolano, cross al centro, Petti lo allontana direttamente su Vecchione. Due uomini in avanti, Cardella e Gaetani dall'altro lato. Rossi, brutto il fallo su Rossi da parte di Santovito. Ha trattenuto in maniera vistosa e viene ammonito anche il numero 4 del Trezzevere. Si riparte là con un calcio di munizioni in fuori della nocerina. Intanto dovrebbe essere il momento di Paolo Lomasto, che finalmente fa il suo esordio in maglia rossonera e brinda il suo ritorno in campo dopo un lungo infortunio. E ricordiamo anche un brutto periodo personale per la perdita del fratello. Esce fuori Petti, che è rimasto a terra vittima di crampi, quei crampi che servono per perdere qualche secondo, ovviamente. Entra in campo Paolo Lomasto, suo esordio con la maglia rossonera. Esce adesso Petti. Poc'anzi ammonito, c'è l'abbraccio tra i due. Forza Paolo. Suo ritorno in maglia rossonera. Pallone proprio per Lomasto, che lo gira su Mariano sulla destra. Centra Mariano, serve all'indietro per Lomasto. Lancio lungo in avanti di Lomasto. Per Amisco su Rossi. Va a fare pressione, spinto dalle urla di Marco Nappi, che si sentono fin qui. Trezzevere prova ad uscire fuori e Carotenuto mette il pallone in fallo laterale. Quando siamo giunti al 40° e 40 secondi sul cronometro, 0-2 il risultato in favore della nocerina. Lancio in avanti, Lomasto di coscia lo spedisce in avanti, lo recupera Di Domenico Antoni. Poi buono in recupero di Rossi, che prova a servire un compagno di squadra, ma subisce fallo. L'arbitro decreta un calcio di punizione in favore della nocerina in altezza della linea mediana, quando i minuti sul cronometro sono 41. Lomasto, lancio sull'auto di testa alle ricerche di Gaetani. Anticipato di testa, guadagna rimessa laterale alla nocerina. Con le mani Maimone all'indietro per Vecchione. Gira il pallone su Lomasto. Mazzei, Vecchione, Maimone. Ancora all'indietro per Vecchione, pallone sbagliato, lo recupera Lonzi, attenzione. In solitaria Alonso si presenta all'interno dell'area di rigore, Mazzei gli tocca il pallone in calcio d'angolo. Si ripartirà con un nuovo tiro dalla bandierina in favore della Trastevere. Intanto è pronto a fare il suo ingresso in campo anche Sante Giacinto. Ovviamente dopo il calcio d'angolo. Tortolano sul punto di battuta. Siamo alla destra di Fantoni. Parte Tortolano, centrale, il pallone resta lì, lo allontana Carotenuto, ma lo riconquista il numero 16, Calderoni. Ancora pallone indietro, a fare pressione Cardella, lanciato in avanti alla ricerca di Alonzi, che tocca il pallone di petto, lo tocca Mariano, non in maniera efficace, ancora il Trezzevere in avanti, attenzione. Pallone indietro per Santovito, che resta l'unico uomo a proteggere la propria difesa quando si scaraventa in avanti tutto il Trastevere sui calci piazzati. Tocca il pallone Mazzei, lo recupera Rosati. Pallone per Santovito, lascia Tortolano, Santovito ancora, lancio sbagliato, lo recupera Rossi, peccato che non riesce a servire Vecchione.
La sfera finisce direttamente su Santo Vito. Pallone per Ferramisco. Sull'auto di testa si fa vedere il trastevere. Lomasto mette il pallone in fallo laterale. Fallo laterale in attacco per il trastevere. Ferramisco sul punto di battuta. Lancio con le mani all'interno dell'area di rigore. Lomasto allontana di testa direttamente su Ferramisco. Corre Ferramisco per Galofaro. Guadagna calcio d'angolo il trastevere sul tocco di Dorato. La sinistra di Fantoni, riusciamo a vedere chi è sul punto di battuta, parte il cross direttamente tra le braccia di Fantoni che si distende a terra e fa scorrere il cronometro. Lo staff tecnico del Trastevere qui davanti a noi sta seguendo i risultati, soprattutto la partita della Cavise. Caro tenuto sulla sinistra per Dorato, all'indietro per Lomasto. Siamo giunti al 44esimo e 30 secondi. Vecchione per Lomasto che non riesce a mantenere il pallone in campo sul disimpegno sbagliato. E intanto è pronto Sante Giacinti a fare il suo ingresso in campo al posto proprio di Vecchione, tra i migliori quest'oggi in maglia rossonera. Con questo caldo 90 minuti per il centrocampista rossonero. Intanto siamo giunti al 45esimo, l'arbitro ha sollecitato la lavagnetta, vediamo un attimo se riusciamo a vederla. 7 i minuti di recupero, giusti. Parte la rimessa laterale, il pallone salta, tutti per fortuna lo allontana la nocerina con Gaetani di testa. Pallone all'indietro per il Trastevere, per Rosati, parte il lancio, Ferramisco non riesce a trattenerlo in campo, si ripartirà con un fallo laterale in favore della nocerina all'altezza della propria area di rigore sulla out di sinistra. Caro tenuto, Dorato in avanti, Giacinti di testa, tocca all'indietro per Giordani, vanno a fare pressione in due, Gaetani e Cardella, riesce a servire Semprini, un compagno di squadra, riparte sulla sinistra il Trastevere. Pallone per Calderoni, che scarica su Galofaro, per Giordani. Attenzione qui davanti a noi con la panchina del Trastevere che attende notizie. Tortolano mette a terra il pallone, in avanti c'è il caro tenuto che inavvertitamente serve un avversario, ancora il Trastevere in avanti con il numero 8 Galofaro, fa buona guardia Gaetani, con Trastevere, con Calderoni, ancora il Trastevere, ancora Calderoni. Alonzi all'interno della rigore, si gira Alonzi, prova il tiro, Fantoni lo blocca a terra senza eccessivi problemi. Quasi finita anche la partita della Cavise, che interessa ovviamente al Trastevere. La nocerina in avanti, pallone di Giordani che anticipa di testa Maimone, serve Semprini all'interno dell'area di rigore. Risultato praticamente un risultato di sconfitta eventuale del Lazio, sarebbe salvezza acquisita per il Trastevere. La Cavese è passata in vantaggio per 3-1, se abbiamo capito bene, quindi mancano meno di 3 minuti, sembra risultato acquisito anche per il Trastevere. Intanto Alonzi in avanti, recupera il pallone alla nocerina, Giacinti, no, si trattava di
Mariano, spedito il pallone avanti, ma direttamente in fallo laterale, già battuto. Siamo al 48esimo, ricordiamo che sono stati assegnati 7 minuti di recupero per l'infortunio patito da Francesco Citarella. Attenzione, si fa vedere in avanti Ferramisco, guadagna, rimessa laterale in attacco. È lo stesso Ferramisco sul punto di battuta, proverà a spedire all'interno dell'area di rigore. Si allontana Rossi, è rimasto in alto anche Cardella questa volta. Parte pallone per Giordani, mette di terra di petto e serve lo stesso Ferramisco. C'è Dorato davanti a lui, Ferramisco, Dorato gli tocca il pallone, poi Rossi completa l'opera, recupera la sfera, resta a terra un giocatore del Trastevere, lancio in avanti di Rossi, corre Gaetani come un forsennato, ma riesce ad avere la meglio il numero 18 Rosati, poi forse c'è un fallo su Cardella, l'arbitro lascia proseguire. Pallone all'indietro per Santovito, 49 minuti 30 secondi sul 25 secondi sul cronometro, 2-0 in favore della Nocerina. Trastevere prova ad affondare ancora, Lomasto libera di testa all'area di rigore, ancora per Santovito, Tortolano in avanti, Mazzei di testa, Maimone verso Gaetani. L'arbitro dice che c'è il fallo di Gaetani, si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Trastevere. Cinquantesimo minuto sul cronometro, 5 minuti di recupero dei 7 già andati via. Pallone messo in fallo laterale da un difensore della Nocerina, pallone in avanti, colpisce di testa Dorato, guadagna, rimessa laterale alla Nocerina per l'intervento scoordinato di Domenico Antonio. Fallo laterale all'altezza della propria area di rigore sulla sinistra in favore della Nocerina. Festeggiano già i lo staff tecnico del Trastevere, qui davanti a noi festeggia per la salvezza ottenuta, complimenti caro Tenuto, ancora caro Tenuto in avanti alla ricerca di Gaetani che si presenta al limite dell'area di rigore, ma fa buona guardia Semprini che fa sua la sfera. Adesso neanche più Semprini ha fretta, fa caldo, mette il pallone a terra, guarda i compagni di squadra, spara in avanti, Giacinti, Rossi in avanti verso Cardella, mette il pallone di petto a terra e poi serve in avanti verso Gaetani, ma fa buona guardia Giordani, mette il pallone direttamente all'esterno del complesso qui del Trastevere Stadium. Fallo laterale in attacco per la Nocerina, stesso caro Tenuto con le mani. Giordani di testa, Ferramisco, ancora fallo laterale, ancora caro Tenuto con le mani, proverà a spedire l'ultimo pallone all'interno dell'area di rigore, l'arbitro osserva il cronometro e decide che la gara è finita con la Nocerina che ritorna al successo in trasferta per 2-0. Qui a Trastevere, tutti contenti con il Trastevere che ha raggiunto la salvezza grazie al risultato della sfida tra Lanzio e la Cavese, con Lanzio che ha perso tra le mura amiche. Un'amica che anche in questo caso sarebbe a Castello di Cisterna. Nocerina cerca di mantenere e raggiungere il secondo posto. Domenica prossima con la sfida casalinga contro l'Ischia sarà un pre-playoff per aggiudicarsi la formazione che raggiungerà, agguanterà il secondo posto e quindi disputerà
sia la prima e l'eventuale finale in casa per i playoff. Solito abbraccio dei giocatori della Nocerina a centrocampo. Giordani e Nappi dialogano tra di loro, poi Nappi va a raggiungere i suoi ragazzi per il consueto abbraccio. Quest'oggi finalmente anche in trasferta vanno a prendersi gli applausi dei pochi sostenitori rossoneri, che dagli applausi sembrano pochi ma non pochissimi, ovviamente tra i vari accreditati che ci sono stati e i sostenitori rossoneri non residenti in provincia di Salerno. Finisce così la partita qui a Trastevere, al Trastevere Stadium di Roma, con la Nocerina che porta via i tre punti grazie alle reti di Cardella e di Lorenzo Liuni. Un ringraziamento a Isidoro Tardivo che si è occupato delle immagini e ad Isidoro Tardivo Junior alla regia. Una buona domenica per quel che resta.